Amici di Play TV, finalmente, mamma che atmosfere. Allora, intanto piacere, mi trovate in questo stile, diciamo molto notte, notturno, camicia, insomma pantalone, scarpa lucida, ma è quello che ci piace, soprattutto in questo periodo. Martedì 16 di giugno 2009, tanti giochi, tante le emozioni, mi trovo in Sardegna in questa location fantastica, a Pautocevo, dove parliamo un po' tutti così, con tanti amici, colori e emozioni, perché questa settimana... una settimana di tornei by Lele Mora Evans. Ma il motto di questa settimana quale sarà? Io lo chiederei a uno a caso che vedo passare di qua, uno dei protagonisti di questo torneo. Il motto di quest'estate sarà Cucucciamo! Motto Cucucciamo! Con il motto che è Cucucciamo! Ah, Cucucciamo! Ciao! Da Napoli Caldonazzo, Cucucciamo sempre, obrigado. Calamari, lasciamoci con il motto che è Cucucciamo. Cucucciamo forever. Mi piace. Amici e amiche di Play TV, in questa fantastica settimana by LM Entertainment ci siamo, i giochi sono tanti, i tornei sono tanti, vedremo che cosa succederà in queste settimane fantastiche, abbiamo visto un mashup di emozioni, ma da oggi parte ufficialmente la sigla delle Cucucciambine, vai ragazze! Ciao Marchino, come ciao, stai? Come va? Tutto a posto? Alla grappa? No, all'Aperol Spritz. Pettinato, ci sei. Io so che direttore, lei mi gioca, lei ha la classica faccia di uno che mi gioca a poker. Devo dire, io sono un amante delle carte, il vero lusso è stare a casa a giocare a carte, secondo me. Però devo confessare una cosa. Certo. Io adoro il burrato. Come saluteresti gli amici di Play TV? Ciao! Ma Cucu, ciao! Ciao ragazzi! Dottor Jonathan, allora io I have a question because you know sometimes we have to talk about English. Ogni tanto ci piace parlare un po' così, parliamo di cose serie. La vedo molto pettinato come sempre. La mi vede pettine un po'. Molto. Ci piace. Allora, io volevo farle in 30 secondi un sunto di quello che è successo questa settimana. Prego. Allora, abbiamo avuto un motto che è il Cucucciambu. Questa settimana abbiamo parlato di musica, cinema, attualità con il Cucucciambu. Lei conosce il Cucucciambu? Non conosco il Cucucciambu. Allora mi guardi molto bene. Prevede tre parti del corpo che sono lezioni di memomimica con Diego Zappone by Roberto Mercandalli. Io devo fare il esatto. Attenzione, no, mi segua. Mi segua. Ecco, venga, lei è un'esperta che qua da anni in Sardegna. Allora, lezione numero uno, attenzione, lei sa, è questo, mi guardi bene, sì. Dottore? Attenzione, a tre secondi per farlo. Passo numero due, mi deve reggere un attimo il gelato. Me lo regga. Col gelato non sono... Me lo regga, bello. Attenzione, mi guardi molto bene, attenzione. Passiamo all'ultimo, che è quello più importante e fondamentale, un po' Mercandalli come sì. Situazione, che è il Cucucciamo, che è questo. Attenzione, lei ha tre secondi per imparare. No, non ci siamo. Ci provi. No, io so ci perso... piace. Va bene, va bene. È molto merca questo. Allora, Vane, si avvicina l'estate. Tu sei un'amica della frutta, tu mangi la frutta? Ancora questa mela? No, è cambiato, c'è l'anguria. L'anguria ci piace, ma perché poi parte il lancio del nocciolo. Brava. E quindi lì ci piace. Quando lo facciamo? Attenzione, prepariamoci, l'anguria c'è. Dov'è? No, beh, c'è sempre l'anguria. Va bene, qua. Pronta? Armiamo la manina. 3, 2, 1. Sputa i semini. Non in faccia perché sennò fai cento. Che semini sono qui? Dei tappi sono. Ma finalmente accanto a me lui, il guru, l'organizzatore di questo fantastico evento, il mitico Lele. Ma buonasera. Ma buonasera a te. Allora Lele, io vorrei chiudere con te rivolgendomi per un attimo ai telespettatori di Play TV e a chi a casa magari vede un personaggio come te. Io ti chiamo guru, noi ci conosciamo da tempo. E in che modo secondo te possiamo avvicinare, visto che in quest'ultimo periodo io vedo molti giovani che sono sempre più attratti da questo mondo, no? E se vogliamo, anche magari per una questione di apparenza, che consiglio possiamo dare a chi invece ha una grande vocazione e vorrebbe intraprendere un percorso e magari avvicinarsi a un personaggio come te? Allora, io dico che per fare questo lavoro prima di tutto ci vuole l'arte dentro per poterlo fare.